Proviamo a guardare intanto quali sono i gruppi su questa partita. Facciamo come al solito un giro in senso orario. Chi mi indica il primo gruppo? Come sta questo gruppo? Mi sembra abbastanza bene, perché comunque chiude l'angolo. Forse è un'estensione un po' troppo grande, no? Non sarebbe stato meglio così. Allora, questa estensione, il salto del cavallo, questo, è difficilmente invadibile, c'è bisogno di aiuto da tutte e due le parti. Questa lascia di più. Ci sono un po' di ingrandimenti possibili qua. Però, insomma, si parte svantaggiati lo stesso, nel senso che si può anche invadere, ma nero comunque otterrà qualcosa di più. Poi veniamo in qua. Questa forse non è chiaro a che gruppo appartenga. Non può comunicare Esatto, è con un'estensione da questi due, toccata qua. È in quarta linea, che vuol dire che non è proprio un territorio sicuro, perché lascia spazi a un'invasione, di solito qui. Piuttosto che bianco inizia attaccando da questa parte e poi cerca di venire in qua. Se nero avesse voluto fare territorio più sicuro, sarebbe sceso in terza. Questa inizia a essere una mossa da investimento. Poi abbiamo questo gruppo, un altro gruppo nero. Come sembra? Abbastanza bene, chiude l'angolo. Chiude angolo, ma è minacciato più se non dopo tre Risponde un mosse. po' in là. È una roccia, è una forma sorella, diciamo, di questa. Parte dalla stessa origine, poi invece anche qui ero qua. Sentendosi già forte, non si potrebbe cercare di capire come è nato questo Fuseki, no? E ragionandoci, sicuramente si scopre se è stata giocata prima questa o quest'altra. Però partendo da qui, boh, diciamo che questa cerca di fare qualche punto in più rispetto a questa. Nel senso, una giocata prima qui e poi qui è molto più Questa consolidante. sì, però questa è proprio brutta, nel senso È che troppo è schiacciata. troppo schiacciata. Almeno una tra queste due deve essere in quarta linea. Cioè, almeno, però allora forse questa è meglio spostarla un po' più in là. Queste due sono due mosse molto ottimiste su quanti punti nero riuscirà a fare o su quanto riuscirà ad attaccare bianco, casomai bianco vada a invadere per cercare di toglierglieli. E va bene, quindi nero comunque non è che abbia proprio dei punti sicuri qua e qua, però i suoi gruppi stanno bene. Adesso c'è un gruppo di bianco. Come sembra? Attaccabile, Piuttosto alto. decisamente. Come? Qui. Forse però sono troppo Sì, vicino. secondo me è un po' troppo vicino. Diciamo che su questa bianco giocherà lì perché non vuole farsi tagliare in due. Io a questo punto però giocherei qui. Con l'intenzione di andare di qua e Chiaramente. Il bianco si lavora sopra. poi piuttosto che magari qui, comunque ci sono, diciamo, guardiamo solo l'idea generale. Con L'idea, l'intenzione di supponiamo che bianco dovrà in qualche modo giocare lì, no? E poi della ragione per cui bisogna considerare se non cerca di giocare lì, se bianco blocca, si spinge, poi c'è Atari, chissà, insomma, bisogna leggere un po'. Però facciamo finta che tutti e due siamo pacifici pacifici. Quindi bianco, nero, bianco, nero, ma proprio questo è un po' il sogno di nero.
nel senso che fa tutti questi punti tranquillo e bianco gliele lascia fare. Il gruppo, pure in questo caso, il gruppo di bianco che c'è qui, un gruppo debole, forte, medio? Non appoggia da nessuna parte. Ok. È il grosso vantaggio che ha nero invece. Sì, però sarebbe, sarebbe molto meglio se bianco avesse un appoggio qua sopra, un appoggio qui, un appoggio qui, una sicurezza, perché se nero a questo punto, avendo a disposizione molto muro su cui appoggiarsi, decide di essere molto più aggressivo. Però quello che stava dicendo Simone è che ha una grande influenza. Sì, poi si può andare a giocare intorno qua, di qua comincia a essere tanta l'influenza, non è bello. Il nero si è fatto soltanto una seconda linea. Sì, non è chiaro magari dove giocare, però... Cioè, bianco. Il nero ci ha guadagnato questa scelta. È difficile attaccare questo, perché mica mossa proprio immediata e dire ti giochi qui perché non sono risponiti, taglio in due, ti catturo queste. Ma un attacco col attaccare questa pietra a un muro di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pietre bianche non ha senso, no? Per cui qualsiasi attacco deve partire un po' da lontano. Allora, partirà probabilmente da queste parti per cercare di isolarle. Però prima di riuscire veramente ad attaccare, cioè a... Il nero dice se non rispondi poi ti catturo. Quante mosse però deve giocare nero per riuscire a fare qualcosa a questo gruppo? Giocare proprio tante, no? Per cui è un gruppo che è difficilmente attaccabile, nonostante bianco gli abbia lasciato fare tutto nero, non abbia posto resistenza. Quindi anche giocando in questo modo reale, nero non può fargli veramente tanto a questo gruppo, perché poi dopo bianco appena si mette in moto inizia a minacciare di entrare sul lato, per cui o scappa o entra, in qualche modo ce la fa con collegarsi. Quindi rispetto a questo e questo, il gruppo bianco è sicuramente più debole, però non sta neanche così male, insomma. È un gruppo che si può lasciarlo lì. Tra l'altro, questa era la prima che a cui avete pensato, ma poi stavate dicendo però forse insomma non è proprio l'ideale, no? La cosa migliore è di attaccare da qua sotto. Esatto, per cui magari qualcosa di questo genere. Perché adesso una qui, non dico che di nuovo si viene tagliati, però adesso per davvero finisce il gioco. Ci sono i punti. L'unico problema di questa è che l'estensione è estremamente piccola. Se fossimo stati così, diceva vabbè, estendo di due. Ma estendere di uno, insomma, dispiace quasi di non avere saltato fino a qui come è stato fatto nell'altro angolo, no? Meno sicuro qui, ma risparmio una mossa nell'attacco. Piace di avere una pietra qua, però insomma una mossa risparmiata è sempre una mossa. Per cui non proprio, insomma, non ancora un bersaglio, cioè da guardarci, da tenere, da ricordarsi che in questo gruppo si può dar fastidio, ma ci vuole un po' di preparazione prima, un po' di mosse. Ok, questo gruppo nero come sta? Ho quello messo peggio. Dei gruppi nero di sicuro. Sì. Però stanno abbastanza bene. Cosa gli potrebbe fare bianco? Attaccarlo di qua. Attaccarlo di qui, per esempio così. Il nero tipicamente viene qua. E si farà sicuramente il suo. Non ha detto niente. E le pedine bianche lì non fanno niente. Cioè, non c'è nessun guadagno per bianco a chiudersi di sotto.
se non qualche piccolo punto. Sì, e poi comunque nero, diciamo, a volendo un po' di andare. Oppure bianco potrebbe giocare qui, che lo protegge da questa invasione, questa non c'è, però in tal caso nero vieni qua. E comunque fai i suoi punti e metti in sicurezza il gruppo. Una cosa, bianco potrebbe invadere direttamente così. E adesso nero deve decidere se bloccare da questa parte. Dove rinuncia completamente alla base. E potrebbe anche andare bene se qui ci fosse qualcosa di nero, perché allora attaccherebbe questo. Essendoci bianco, forse nero viene qui, poi su questa torno indietro e giochiamo una sequenza così, in cui proprio nero ve lo sentite stando da qua. Questa la si lascia perché difendere il bote e farsi prendere a questo punto non va bene. E se questa fosse così? Ma raramente va bene giocare a contatto, perché qui ho 3 libertà e questa abbiamo 5. Questa è svantaggiata. Anche perché se poi tiriamo così... Questo non va bene. Così. Allora, raramente questa salita va bene. Cioè, così, così per così... raramente buono, però qualche volta capita, ma poi salire così no, perché ci si fa giocare in testa 2 volte un doppione che abbiamo visto prima. E adesso un problema, perché io posso giocare, ma sto facendo fare la bianca e devo tornare indietro. Qui ci sono troppe pietre nere già, quindi in questa situazione non va tanto bene. Ma beh, adesso bianco questa non se la vorrà far catturare, no? Però supponendo che invece in un'altra situazione sia tollerabile che non lo faccia questo, bianco scende e cattura questa, perché quella è doppia carica. Tutto perché ci si è fatti ridurre le libertà. Non solo, ma in futuro, cioè, se il nero dovesse rispondere lì, si fa questa forma che è quella che avevo detto che non conviene farsi fare mai. Il doppio anello. Il doppio anello. Da tutte e 2 le parti. Per cui, invece che salire così, è più normale fare anni sotto. Piuttosto che anche scendere così eventualmente. 1, 2, 3, 4, 5 libertà per nero e 5 anche per bianco. Va bene. E questa no. Comunque, tornando a noi, in un modo o nell'altro nero questo gruppo lo stabilizza. Con pochi punti ma lo stabilizza. E la differenza di punti in ogni caso non è tale da andare a difenderlo subito. Non in questa fase in cui la tavola è ancora tutta bella aperta. Questo gruppo bianco. Debole, forte, meglio. Secondo me è meglio. Meglio perché in parte può lavorare con questo, anche se qui è aperto. Tanto così. Ok, supponiamo che giochiamo così. Questa pietra nera rispetto a questo gruppo bianco, quest'altro è più debole, più forte? No, più debole.